cosa sta succedendo a Ibrahimovic? Guardate, io non me lo sarei mai aspettato. Adesso vi dirò il perché. Invito anche a voi a scrivere cosa ne pensate, un commento, un parere, perché stiamo parlando di un ex calciatore straordinario, no? Possiamo dirlo. E adesso dirigente, se non erro, è uno dei massimi esponenti del Milan. Dopo Cardinale, insomma, c'è lui, gli ha dato pieni poteri. E quindi è una situazione un po' surreale del pianeta Milan, del mondo Milan. Intanto però un benvenuto a tutti dal vostro Enrico Caffarelli, in coda sul grande raccordo anulare di Roma. Vi invito a lasciare un like, se volete non costa nulla, è gratuito, e una iscrizione al canale. Ho anche un secondo canale che tratta di calcio, Caffarelli Solo Calcio, ti lascio qua sotto il link in descrizione. Dicevo, oggi mi sono concentrato su questo argomento perché tutto mi aspettavo che, tranne che Ibrahimovic avesse questo periodo di defiance. Ho sentito molti milanisti che sono contro di lui per il fatto del video che sia un presunto video omofobo, no? E adesso non l'ho neanche visto, però si parla di sei gay, non sei gay, non lo so, vabbè. Comunque non voglio entrare nel merito perché massimo rispetto per i gay. E anche per il fatto dei figli, ho letto che per quanto riguarda i due ragazzi che giocano nella primavera del Milan, lui sia più concentrato ad andare a guardare i figli che stare a Milanello con la prima squadra. Ho letto, non vorrei dire stupidaggini, perché io non sono del Milan, però mi appassiono di tutti gli argomenti della Serie A. Del fatto che Camarda stavano quasi per perderlo, stava quasi firmando per un'altra squadra perché lui era più concentrato sul contratto per i propri figli. E dopo c'è stato il contratto firmato per Camarda, per l'altro diciamo fatto dell'allenatore di Abate, se non erro, il padre di Ignazio Abate, che è stato prima retrocesso con il Milan femminile e poi licenziato perché ha avuto, non lo so, non ha fatto giocare uno dei figli di Ibrahimovic. Poi anche del suo amico, che molti milanisti dicono non sia tanto esperto come allenatore, eppure gli ha affidato l'under 23 del Milan, appunto. Tanti tanti fatti, non ultimo quando il Milan navigava in brutte acque e lui, invece di andare a vedere la sua squadra contro la Lazio, era in vacanza. Insomma, tutte questi episodi un po' strani, un po' ambigui, che a me hanno incuriosito. Sinceramente non me l'aspettavo, no? Perché vedevo in lui una risorsa in più per la squadra del Milan. Aveva in pugno la situazione, gli hanno affidato la causa rossonera, il fondo Elliott, no, il fondo Elliott, Red Bird, adesso non si sa chi sì, è Red Bird, con a capo Cardinale, gli ha affidato le chiavi del Milan, come Marotta le ha dell'Inter, no? Però vedo una situazione un po' surreale, perché un uomo della sua personalità, del suo essere così carismatico, magari mi aspettavo un percorso un po' più netto, un po' più decisivo, che potesse cambiare le sorti di un Milan che l'altro anno sì l'ha visto in seconda posizione, però magari dal punto di vista delle emozioni, delle vittorie e delle aspettative di un club così prestigioso sono venute meno. Perciò, ragazzi, io sinceramente
vedo un problema nel Milan, così come i tifosi milanisti insomma hanno notato, e quindi non so se possa essere risolto, perché adesso si vocifera che contro il Venezia non sarà nemmeno presente Ibrahimovic, impegnato in altre situazioni. Questo è un problema non da poco, perché stiamo pur sempre parlando di una delle massime cariche della squadra milanista. Quindi anche la scelta di Fonseca è stato molto caldeggiato all'inizio, no? È stato preso da Ibrahimovic, se non erro, e magari all'inizio era molto molto sicuro di sé, era molto non ritornava sui suoi passi, no? era convinto della scelta che aveva fatto con Fonseca, e invece adesso magari sta storcendo un po' la bocca. Non lo so, non mi aspettavo questo percorso appunto di uno dei migliori giocatori della storia del calcio dell'ultimo periodo, no? Però come dirigente ad oggi mi sta un po' lasciando a desiderare, cioè lui sta lasciando un po' a desiderare dal punto di vista dei comportamenti e delle situazioni. Però magari tutto può cambiare, e lo sappiamo, il calcio a volte bastano due o tre partite, due o tre situazioni che si può capovolgere la storia di una squadra, di un club. Saremo a vedere, questo è il mio pensiero. Ragazzi e ragazze, invito a voi a scrivere qua sotto nei commenti, milanisti e non, cosa ne pensate della situazione di Ibrahimovic al Milan. Io rimango sempre in coda fino a domani mattina, no, spero di no. Invito a voi a supportare questo video con un like, con un mi piace e ad iscriverti al canale. Ciao da Enrico Caffarelli.